Lunedì 11 luglio, ben ritrovati su Vercelli Web TV. Due auto in fiamme nella notte a Rione Concordia di Vercelli. Alle 4:30 sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere un incendio che avrebbe interessato, oltre alle auto, anche un cassonetto per la raccolta del vetro. Non è la prima volta che accade. Già giorni addietro, sempre nel Rione, un'auto parcheggiata era stata avvolta dalle fiamme. In entrambi i casi non si esclude il dolo. Seguiremo da vicino la vicenda. Ed intanto, in tarda mattinata, si è incendiata un'auto nel parcheggio di un supermercato a Rione Ravecchia. Per ora non sono ancora note le cause del sinistro. Scongiurato lo sciopero nazionale di 48 ore degli operatori della raccolta dei rifiuti. Dopo lo spostamento dell'agitazione di ieri, mercoledì e giovedì, inizialmente previsto per oggi e domani, nella tarda serata di ieri è stato raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto nazionale. Meglio così per i lavoratori, ma anche per noi che avremmo avuto molta immondizia non ritirata per strada. Alla periferia di Mortara sono state trovate diverse slot machine nascoste tra le frasche in un terreno che costeggia la strada dei Cairoli, che risultano essere state rubate in un bar di Robbio. Il proprietario del terreno, accortosi del materiale, ha segnalato il fatto alla polizia urbana di Mortara, che è intervenuta sul posto, ha trovato anche altro materiale rubato in autolavaggio, sempre di Robbio, e varie attrezzature di centri sportivi e locali pubblici. Incrociando i dati con le denunce fatte in occasione dei furti, ai carabinieri si è potuto risalire così ai legittimi proprietari. Probabilmente l'area furtiva ritrovata non era facilmente smerciabile ed i ladri l'hanno abbandonata nel campo incolto. Le indagini dei militari proseguono per dare un nome agli autori di questi furti. L'abbazia di Sant'Andrea cade a pezzi. Siamo Vercelli, il movimento cittadino esprime attraverso un comunicato pubblico le proprie preoccupazioni. Sentiamo. L'abbazia di Sant'Andrea continua a perdere pezzi. Nelle scorse settimane è stato necessario estendere la transennatura dopo i nuovi stacchi di materiale. Evidente a tutti che la gravità della situazione e la rilevanza dei problemi da risolvere impongono un approccio diverso da quanto fatto fino ad ora. Servono ingenti risorse finanziarie e figure professionali dedicate e qualificate con le competenze necessarie. Più di un anno fa, Siamo Vercelli, attraverso una mozione, ha indicato all'amministrazione una possibile via da seguire, prendendo modello quanto già avviene in contesti monumentali simili, si pensi al Duomo di Milano. Ed è stata suggerita l'istituzione di una fabbrica che, mettendo insieme un gruppo di persone esperte, possa svolgere un'efficace opera di conservazione e valorizzazione, dedicandosi al reperimento delle risorse finanziarie necessarie attraverso moderne tecniche di raccolta fondi. Questa mozione è stata votata all'unanimità dal Consiglio più di 15 mesi fa, ma in tutto questo tempo è rimasta lettera morta. Quanti pezzi dell'abbazia dovranno ancora staccarsi affinché questa giunta dia seguito all'impegno votato da tutti i consiglieri comunali e dallo stesso sindaco, che riesca a smentire anche se stessa? È attivo nel periodo luglio-novembre 2016 il servizio di reperibilità micologica che, già presente presso l'ASL Novara e VCO, quest'anno vede il coinvolgimento anche dell'ASL di Vercelli, garantendo un'attività di supporto agli ospedali dei territori delle tre aziende sanitarie in caso di intossicazione da funghi. Gli interventi saranno attivati da IDEA, pronto soccorso ospedalieri coinvolti, e dal 118 su chiamata. Nei giorni feriali il servizio attivo dalle 16 alle 8 del giorno successivo e nei giorni festivi 24 ore su 24. Disavventura per i viaggiatori che venerdì scorso hanno percorso in treno la linea Vercelli-Mortara. Un guasto al treno regionale 4878 del tratto Mortara-Robbio ha generato una serie di ripercussioni agli altri convogli circolanti sulla linea, che in molti tratti è a binario unico. Il treno citato, partito da Mortara alle 16:40, è giunto, dopo essersi fermato per problemi tecnici lungo la linea, a Robbio alle 18:23 con ben 96 minuti di ritardo. Disagi anche in direzione opposta. Il treno 4883 è partito da Vercelli con 69 minuti di ritardo ed è giunto a Pavia con 49 minuti di ritardo. Non essendo treni modernissimi, anzi, immaginiamo il disagio dei viaggiatori presenti su convogli sotto il sole di luglio. È nato il comitato Basta un sì a Vercelli a sostegno del referendum costituzionale. Sentiamo uno dei promotori. Sì, abbiamo costituito il comitato vercellese per il sì, che si chiama Basta un sì a Vercelli,
potete trovare i riferimenti sui siti web di questo indirizzo. E è parte del Comitato per il Sì Nazionale, anche questo lo potete, si può trovare sui siti nazionali. Gli obiettivi sono quelli di sostenere la riforma costituzionale che è stata approvata nell'aprile scorso dal Parlamento e che è in grado di dare risposte ai tre mali dell'Italia: l'instabilità politica, la capacità di decidere velocemente gli interessi del cittadino e il risolvere la questione dell'incertezza e del potenziamento dei diritti dei cittadini e delle imprese. E l'obiettivo quindi è quello di garantire che i cittadini siano informati sul merito di questa riforma. Non è un referendum sul governo, né su chi l'ha proposto, né sul Parlamento che l'ha approvato. È un referendum che serve per approvare una riforma costituzionale utile all'Italia e agli italiani, e non a un governo e a un Parlamento. La questione è delicata, però questo è il tema e su questo noi ci batteremo. Il Comitato non è un riferimento di partito, anche se i membri di ciascuno dei membri è parte di una sua storia, come la mia, come quella di tanti altri, ma sicuramente non nasce con il compito di sostenere una parte politica, ma di sostenere gli interessi dei cittadini italiani. È terminato nei giorni scorsi il corso A Scuola con il mio amico Quattro Zampe, organizzato dall'associazione di volontariato Ciuffo Diamo Voce a Chi Non Ne Ha di Santià, impegnata nella tutela e difesa degli animali. Il corso è stato realizzato al fine di migliorare il rapporto con il proprio cane e per dare delle regole base per una buona conduzione degli amici a quattro zampe, ed è stato portato avanti grazie alla collaborazione di Sara Callegari, addestratrice cinofila riconosciuta ENCI. Ebbe il coraggio di sopravvivere, ricordando Elie Wiesel. Questo è il titolo dell'incontro proposto dalla comunità ebraica di Vercelli per il prossimo giovedì 14 luglio alle ore 18.30 presso la sala della biblioteca ebraica di via Foà 70. L'evento è organizzato dalla presidente della comunità, Rossella Bottini Treves, per ricordare il grande scrittore premio Nobel per la pace Elie Wiesel, recentemente scomparso. A tracciarne un profilo letterario e storico sarà il critico Fabio Ponzana. L'evento è gratuito e aperto al pubblico. Nei giorni scorsi i volontari del Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana hanno effettuato la consueta distribuzione di vivere alle famiglie indigenti della città. Sono stati distribuiti circa 155 sacchetti contenenti svariati generi alimentari, tra cui, oltre a prodotti usuali come pasta, passata di pomodoro e legumi, anche formaggio grana, latte a lunga conservazione e alle famiglie con bambini fino ai 3 anni anche biscotti secchi. Dalla Croce Rossa sono ottimisti, visti i risultati sin qui conseguiti, si ha la speranza per il futuro di poter effettuare la distribuzione anche 2 volte al mese. Ed ora passiamo alla nostra pagina sportiva. Partita la campagna abbonamenti per la Pro Vercelli, che si ritroverà nei prossimi giorni per il primo allenamento al Piola. Si radunerà una rosa non ancora completa in attesa degli ultimi acquisti. A Trino, dove pure è partita la campagna abbonamenti dell'LG Trino per il campionato di eccellenza, è arrivato un nuovo giocatore. Si tratta di Ardit Mullici, attaccante di 19 anni che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Casale Calcio. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19. Buona serata a tutti!